con Diego Labonia per parlare di RGB Light Experience, il primo festival di light art della capitale, dal 29 novembre al 1 dicembre 2019. Diego, ben trovato. Ciao a tutti, radioascoltatori, a te Federico. Il primo festival, ma non è la prima edizione. No, siamo increduli, ma siamo alla quarta edizione, la più sofferta sicuramente di tutte. No, ecco, lo chiamerei così, un gioco d'azzardo. Ok, raccontiamo un po' come nasce questo progetto. La prima edizione, ormai nel 2015, nasce un po' come un'improvvisa intuizione che covavo da un po' di tempo, che era quello di portare in Italia, a Roma soprattutto, un festival di light art, installazioni video, light designer e tutto quello che riguarda, diciamo, il mondo della luce, facendo io parte, diciamo, di questo mondo ormai da quasi 30 anni. Parte da lì e si è sviluppato in questi 4 anni in modi molto difficoltosi per quanto riguarda ovviamente tutto ciò che concerne la logistica, organizzazione, i rapporti con le istituzioni, e qui sorvoliamo, andiamo direttamente a dopo, mentre invece lo stimolo forte è venuto sempre dalla risposta che abbiamo ricevuto ogni volta nelle call. La nostra call è una call internazionale. Ci arrivano tra i 100 e i 120 progetti, di cui l'80-85% viene dall'estero, ma estero inteso proprio il mondo, la terra proprio. Quindi molti terrestri partecipano alla nostra call, e purtroppo, ahimè, siamo sempre costretti a fare una scelta artistica, ma poi dettata anche dalle condizioni economiche nel quale, insomma, cerchiamo di portare avanti questo discorso culturale, sociale, perché si svolge sul territorio, dentro al territorio, per il territorio di Roma. È un festival riconosciuto all'estero come il Festival di Light Art di Roma, e si svolge in un quadrante caratteristico oramai, insomma, che è il Pigneto, tutta via del Pigneto praticamente, che è una delle strade più lunghe di Roma, oltretutto, se non forse la più lunga, via della Marranella e via di Tor Pignattara fino a Parco San Gallico. Il percorso è rimasto uguale, diciamo, in queste 4 edizioni, sia per motivi logistici, sia perché il territorio risponde, sia perché noi viviamo quotidianamente questa parte del territorio, quindi ci troviamo ancora bene e non è esaurito, diciamo, quindi c'è ancora tanto da fare, sia come festival, sia ovviamente poi sul territorio generale. Si svolgerà all'esterno, ma anche dentro degli spazi. Esatto, si svolgerà all'esterno, quindi è una passeggiata. Io lo dico sempre, fate conto che vi fate una bella passeggiata di un paio d'ore in una parte di Roma per molti sconosciuta, dove si passa da, appunto, a seconda da dove uno parte, poi non è che c'è un inizio, una fine, non c'è una drammaturgia che ha un senso, è un po' a scovare, a cercare, però quest'anno saranno tutti molto più facilitati nel trovare le opere, perché finalmente abbiamo un'app che ci appoggiamo a Kodi Plus, Kodi Plus, che scaricandola proprio i giorni del festival avrete tutte le informazioni delle installazioni degli artisti e vi indicherà passo passo la strada per arrivare dove volete andare. Quindi, diciamo, il cartaceo rimane come un ricordo, probabilmente lo stamperemo e chi lo potrà acquistare, però insomma per tutti c'è l'app gratuita e quindi ci sembrava un modo molto più facile di riuscire a raggiungere il pubblico e di informarlo poi dove si sviluppa e dove sono le installazioni. All'interno abbiamo alcune opere che si trovano sempre in Spazio Impero, che anche quest'anno ci fornisce un supporto molto importante sia dal punto di vista logistico, ma proprio di ospitalità, quindi mette in campo due spazi dove avremo lo spazio più grande, il Quiet Ensemble, il gruppo romano che per la prima volta per fortuna riusciamo a portare all'interno del festival, i Mediamesh che faranno un'installazione nella parte invece visibile dalla strada, ma che si rivolgerà all'interno del nuovo palazzo costruito della Marranella. I Mediamesh sono ormai pure loro alla quarta edizione, ci sono fatte tutte le edizioni. Come altri spazi abbiamo sempre l'Arena Aurora, la vecchia arena chiusa dagli anni 60 in disuso, che noi anche quest'anno riusciamo a aprire per il terzo anno consecutivo.
dove ci saranno due installazioni, una di Alessio Spirli, sarà un piccolo esperimento di realtà aumentata molto interessante, e Jeremy Ori che ci ha inviato un file sulla proiezione 3D che sarà visibile con tipici occhialetti rosso-blu. Quindi Arena Aurora, diciamo, è un interno ma è un esterno, perché ovviamente è un'arena, quindi stiamo all'aperto. E poi appunto gli spazi sono più o meno sempre gli stessi, insomma, qua gli artisti, guardando appunto le foto che noi pubblichiamo, poi da lì sviluppano delle opere. Per esempio un'opera molto interessante sarà dei Quantum Lab, che avranno una galleria, ma noi, insomma, le gallerie ci lasciano quelle urbane, no? Le gallerie di arte. Quindi questa galleria vera e propria sarà completamente illuminata da loro, chi la attraversa, insomma, avrà sicuramente un'esperienza interessante da un punto di vista, diciamo, visivo e anche proprio di percezione dello spazio rispetto a quella che di solito è. E quello è un po' lo spirito, cioè cercare di modificare gli spazi urbani quali sono abituati, che molte volte non hanno senso, sembra di non avere un senso, sono solamente, diciamo, dei passaggi necessari, nel senso, per arrivare un po' un altro passo lì e poi casomai non ci si sta intorno tanto a guardare. E invece questi spazi sono uno dove fanno un grosso potenziale, gli artisti questo l'hanno capito, dall'altro anno, da quando abbiamo fatto questa interazione, abbiamo questa risposta da parte degli artisti e sono molto interessati a partecipare, proprio perché c'è questo aspetto appunto di intervenire sull'architettura urbana con forme d'arte diversificate a seconda di chi usa il video, chi usa oggetti e luce, chi usa luce, cioè di stimolo rispetto agli altri festival di tutta le altre parti, diciamo, d'Europa e anche delle altre parti del pianeta, che invece hanno un approccio un po' diverso, insomma, quindi si va dentro i centri storici, quindi si lavora sul bello per aggiungere bello, quindi poi alla fine forse si diminuisce uno e non si amplifica l'altro, mentre invece non c'è uno scambio importante tra l'opera d'arte che viene proposta, che ha un valore, ma ha un valore proprio perché viene proposta in quel luogo, quindi il luogo dà valore all'opera d'arte e l'opera d'arte dà un altro valore al luogo. Questo scambio gli artisti l'hanno capito, sono molto interessati, gli piace partecipare e questo è fondamentalmente la cosa principale per la quale noi andiamo avanti, fondamentalmente, solo perché c'è una risposta da parte degli artisti e del pubblico, ovviamente, ma quelli che ci interessano tutto l'anno, con quali siamo collegati tutto l'anno, sono gli artisti. E quindi questa loro risposta, confrontandoci pure con altri aspetti, insomma, altri festival internazionali, questo ci caratterizza e questo ci lusinga molto, devo dire. In totale, quante sono le installazioni e gli eventi? 21 installazioni quest'anno, siamo un po' meno degli anni scorsi. Di artisti stranieri, esteri, ce ne abbiamo 3, il resto sono tutti italiani, molti vengono da Roma, molti vengono da Milano, da Torino, da Pescara. È uno specchio abbastanza ampio di come poi quest'arte riesce a proporsi tramite appunto architetti, light designer, artisti visivi, videomaker, cioè, insomma, si riuniscono un po' vari aspetti, vari artisti convogliono, diciamo, all'interno di questa esperienza che è appunto RGB. Ricordo che RGB è un acronimo, vuol dire Roma Global Brightness, ecco questo anche, solo ogni volta lo mettiamo perché diventa RGB la esperienza Roma Global Brightness, diventa un po' una cosa lunga da scrivere, a livello comunicativo non funziona, vabbè, queste semenate qua, ma io ci tengo molto. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti per la programmazione? Ovviamente non può mancare che la faccia libro, andate su RGB Light Experience, l'evento, ci sono tutte le informazioni degli artisti e le opere d'arte, ma soprattutto quando arrivate in zona festival, venerdì e sabato domenica, Todi Plus, lo dico proprio in romano, e lì trovate la paginetta Lightscapes, che è il sottotitolo, diciamo il titolo del festival di quest'anno, e lì trovate veramente tutte le informazioni facili per arrivare, raggiungerci, ci sono gli info point dove potete avere tutte le informazioni, vi potete iscrivere all'associazione perché da quest'anno per fortuna siamo diventati un'associazione, quindi cerchiamo anche, diciamo, un po' di fondi da parte di tutti nell'iscrizione che poi vanno a finire all'interno, diciamo, del festival, quindi per avere parte partecipato non solo da un punto di vista
per quanto riguarda tutti gli aiuti che abbiamo dai commercianti, che ci dà la corrente, che mette a disposizione le case, è tutto. Una cosa, un appello, stiamo cercando un magazzino in zona Torpignattara, Pigneto Centocelle, Maranella, fronte strada, anche un negozio in disuso, se avete qualche informazione, per una settimana abbiamo 2 lire da darvi e 2 euro, però insomma ci farebbe comodo, lo stiamo cercando, ma questo appello molto accorato. Accorato. Quarta edizione del RGB Light Experience a Roma dal 29 novembre al 1 dicembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Diego Labbonia. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto, Diego. Grazie a tutti, vi aspettiamo venerdì, sabato e domenica prossimi. RGB Light Experience Lightscapes.